Citando Lallaishvari, ho visto che io sono ogni cosa. In ogni cosa l'ho visto splendere. Ascolta bene, fermati ad ascoltare e potrai vedere Hara. La dimora è completamente sua. Che sono io, Lalla? Io, Lalla, placai l'amore nel fuoco dell'amore. Prima della morte io morii completamente, libera dalla forma, nella mia natura profonda. Quante forme non ho dispiegato? Scomparso l'io, io che farò? A quanti di voi è capitato di fare delle ricerche su internet, digitando la parola tantra e trovando come risultato una miriade di riferimenti sessuali più o meno espliciti? Spesso, quando si parla di tantra, si fa riferimento, quasi come se fosse un sinonimo, alla sessualità, facendo emergere in tutto il suo limite il riduzionismo occidentale, più attento a far rientrare tale tradizione all'interno di un'ottica di consumo, piuttosto che conoscerla ed interpretarla alla luce della sua pregnanza filosofica, storica e religiosa. Provando assieme a tratteggiare i contorni di questa immensa tradizione, tenteremo di inoltrarci un poco più in profondità di ciò che spesso risulta come scontato o palese, guadagnando magari meno visualizzazioni e seguito, ma rimanendo fieri dell'operato concretizzatosi attraverso studio e passione. Partirò subito con il dire che non sarà possibile scoprire in modo minuzioso le peculiarità di ogni scuola e tradizione, ma tenteremo assieme di toccare le tematiche principali e magari di riuscire ad aver compreso la complessità del discorso, aprendo a voi qualche finestra su cui riflettere, gustando le preziose riflessioni degli insegnamenti tantrici. Non bisogna allontanarsi troppo dalle parole per poter cominciare a fare un discorso serio sul tantra. La parola Vak, realtà sacra ed assieme potente, è posta nella cultura indù e nella tradizione tantrica come principio e fonte primordiale di ogni cosa. Vacca sacra, da cui tutto si genera e viene generato, mezzo attraverso cui il tantrica, l'adepto tantrico, può dominare attraverso l'uso di essa nel mantra, se stesso ed il mondo. Citando la Sattapada Brahmana, in principio questo universo non era né essere né non essere. In principio, in verità, questo universo esisteva e non esisteva. Solo la mente esisteva. Questa mente non era, per così dire, né esistente né non esistente. Questa mente, una volta creata, desiderò di divenire manifesta. Quella mente allora creò la parola. Questa parola, una volta creata, desiderò di divenire manifesta, più visibile, più fisica. Cercò un sé, praticò una fervida concentrazione, acquisì una sostanza. Essa era i 36.000 fuochi del suo stesso sé, fatti della parola, costituiti dalla parola. Con la parola essi cantarono e con la parola essi recitarono. Qualunque rito si compia nel sacrificio, qualunque rito sacrificale esista, esso è compiuto dalla sola parola, come rappresentazione vocale, su fuochi composti di parola, costituiti da parola. Quella parola creò il respiro vitale. Riprendendo anche un eminente studioso della tradizione tantrica, André Padeu, dice riguardo alla parola: tutto ciò che si riferisce alla parola, alla sua natura, alla sua potenza e ai suoi utilizzi, è esattamente al cuore della realtà tantrica. Ed ancora, citando la Brihadaranyaka Upanishad, colui che dimora nella parola, che è diverso dalla parola, è interno a essa. Colui che la parola non conosce,
colui per il quale la parola è il corpo, colui che ispira la parola dall'interno, egli è il sé, l'ispiratore interno, l'immortale. Continuando a giocare con i riferimenti tra macrocosmo e microcosmo, tra corpo universale e corpo umano, all'interno di una continua tensione che giunge ad un apice che tende all'identificazione, la parola tantra, nella sua traduzione dal sanscrito, che significa ordito, telaio, facendo intendere con essa fin dal principio i continui rimandi e collegamenti che avvengono tra principi apparentemente differenti nella loro molteplicità, ma così intimamente vicini da toccarsi in modo necessario, mostrandone l'unità che sottende al tutto. La parola tantra viene anche comunemente usata per riferirsi ai libri appartenenti alle diverse tradizioni da cui gli insegnamenti prendono atto, riferendosi ad esse, come nel caso delle scuole Shaiva, in termini di agama, tradizione o sanità raccolte nei riguardi delle scuole vishnuite, oppure designando con il termine tantra i libri appartenenti alle scuole Shakta, appartenenti alla tradizione della Dea Madre, di cui la Shri Vidya risulta essere attualmente la più feconda. È importante, infatti, prendere in considerazione il fatto che le scuole tantriche, nella maggioranza dei casi, pur dando grande considerazione ai Veda, considerati libri portanti per tutta la cultura e la religiosità indiana, risultano indipendenti da essi, seguendo i tantra, agama o più semplicemente testi incisi sulla nuda roccia dalla divinità stessa, piuttosto che da uomini, definendo così un confine che separa e rende definibili le diverse tradizioni, seppur collegate, dalla monumentale impronta vedica, fatta di immagini e termini che si espandono in tutte le forme di religiosità, rendendo in realtà difficile sbrogliare la matassa, rimanendo tappeto comune ad ogni tradizione ed espressione presente sulla terra dei Bharata. Pur dando dettagli e descrizioni ai fini rituali, trascrizioni di inni e preghiere, descrizioni mistiche del percorso da seguire ed importanti delucidazioni del mondo spirituale e trascendente i limiti dei sensi, i libri appartenenti alle tradizioni tantriche non tendono ad inaridire la libertà spirituale espressa dalla ricerca spirituale individuale, fornendo ad essa solo un mezzo ulteriore per accedere alla comprensione della realtà ed al raggiungimento della liberazione dal ciclo di trasmigrazione, chiamato samsara. Ciò che risulta è un continuo paradosso, dove piuttosto di armonizzare le tendenze e unificarle, si tende a dilatare sempre più il campo da gioco, facendo emergere accanto ad una tendenza iper-ritualizzante e codificata, un'esperienza totalmente opposta, fatta di spontaneo movimento e ricerca individuale, al fine di rendere sature le cosiddette validità su cui si basano le differenze e i vari dualismi, per mostrare come siano proprio i contrasti a sollecitare quella spinta ulteriore per raggiungere un vuoto che risulta colmo di coscienza. Citando lo Shiva Stotravali, abitando nel mare della suprema ambrosia, la mia mente immersa soltanto nel culto di te, possa io attendere a tutte le comuni operazioni dell'uomo, assaporando in ogni cosa l'ineffabile. Possa il mio desiderio per gli oggetti dei sensi essere intenso, o beato, come quello di tutti gli altri uomini, ma possa io vederli come se costituissero il mio proprio corpo, con ogni pensiero di differenziazione dissolto. Questo continuo paradosso armonizzante è riscontrabile a partire dalla visione della divinità che domina i variegati pantheon della tradizione tantrica,
essa risulta, prima di tutto trascendente, a qualsiasi forma di concettualizzazione e forma sensibile, oltre ogni oggetto e divisione. Contemporaneamente essa si manifesta come immanente nel mondo, non solo come principio creatore di vita, ma presenza stabile in ogni elemento che, pur basso che risulti, non è mai alieno dalla luce della coscienza. La divinità non è solo maschile, né solo femminile, androgina e perennemente tendente all'unità. Potenza illimitata e inebriante di vita risulta essere la Shakti, che rappresenta la parte femminile e dinamica che soggiace al movimento cosmologico dei cicli di creazione, mantenimento e distruzione del mondo e di ogni forma di vita. Il principio eterno, seppur statico, invece viene fatto rientrare all'interno della sfera maschile, per la maggior parte delle tradizioni, rappresentate dal signore degli yogin, Shiva. Shiva, senza la sua controparte femminile, questo vale soprattutto per la tradizione Shakta, poco prima citata, non è nient'altro che un morto, che giace in posizione supina, privata di movimento. Citando Bhaskaracharya, la dimora di Shakti è ritenuta consistere nel luogo dell'essere, chiamato Shiva. È la vitalità di Shiva, la sua energia, la cui natura è conoscenza e azione. Ed ancora, citando il grande maestro tantrico Abhinavagupta, l'universo riposa in Shakti ed ella sul piano dell'assoluto, e questo a sua volta in Shakti, poiché l'universo risplende nella coscienza e la coscienza risplende là, nell'universo, per la potenza della coscienza. Questi tre poli, formando una coppia e mescolandosi, formano la natura suprema di Bhairava, la cui essenza è Aham. I due principi, nelle varie scuole, a volte si sovrastano vicendevolmente, scambiandosi ruoli e competenze all'interno dell'economia del cosmo. Alle volte l'uno domina sull'altro, ma pare evidente che in tutte le tradizioni siano presenti ad indicare quella continuità, unità coscienziale, che soggiace alla molteplicità. È evidente che l'uso di immagini e di figure concettuali sia molto frequente, ma sarebbe un errore definire la tradizione tantrica come una tradizione delle icone o delle immagini, poiché esse ricoprono non solo un ruolo di mediazione, anche adatto ai meno dotati, per giungere ad un livello superiore di meditazione tale da distaccarsi da esse una volta giunto. Esse diventano veicolo di sapienza e di facile rammemorazione delle qualità e dei significati di cui le divinità sono portatrici, poiché anch'esse, pur rendendosi differenti l'una dall'altra, appaiono comunque, in tutte le tradizioni, come manifestazioni dell'unico principio che di volta in volta sceglie liberamente di apparire come meglio crede o al fine di rendersi maggiormente comprensibile agli occhi, al cuore e alla mente dell'adepto. La divinità, ad un livello più fine e corretto dal punto di vista metafisico, poiché non ulteriormente definibile, è rappresentata sovente sotto forma di yantra. Questo vale per la tradizione Shakta e mandala, che sono delle rappresentazioni geometriche sovrapposte le une alle altre, con un ordine e posizione definita in modo molto dettagliato e preciso, al fine di aiutare l'adepto a percorrere la scalata dall'interno all'esterno della creazione o viceversa, collocandosi di volta in volta su piani differenti di realtà che aumentano o diminuiscono la portata e l'espansione del principio coscienziale da cui la realtà ha origine. La stessa capacità di contenere la divinità e renderla sommamente concettualizzabile e base di meditazione offerta dalle raffigurazioni geometriche riportate nello yantra
è possibile riscontrarle anche all'interno di un altro mezzo, quello fonico. Il mantra, infatti, è invero l'essenza stessa della divinità, che attraverso la vibrazione e la potenza implicata nelle parole stesse si rende manifesta all'adepto. Il mezzo fonico, che può essere recitato mentalmente o meno, non risulta più, infatti, essere una rappresentazione della divinità ed una descrizione fatta a parola, ma la divinità stessa. Il mantra non è una descrizione, ma un insieme di parole, spesso dei veri e propri semi, bija, che seppur privi di senso, sono dotati di potenza, se eseguiti in sequenza e da parte di chi è portatore di potenza. Infatti, seppur leggendo un mantra su di un foglio di carta o su qualsiasi altro dispositivo, se non si è dotati di potenza, resa attiva attraverso iniziazioni, risulta sterile la lettura e la recitazione. Il mantra, per ogni tradizione tantrica, risulta trasmissibile solo attraverso una linea che parte da un guru ad adepto in modo verticale. Le immagini, le parole ed i sensi in generale risultano quindi un veicolo importante e quindi non privo di valore all'interno della dinamica che soggiace a tutta l'impalcatura tantrica. Essi in vero sono come ponti che aiutano tutti indistintamente a giungere alla meta finale che porta ad un riconoscimento della presenza del principio coscienziale e divino all'interno di ogni elemento, partendo proprio da chi si rende pronto a cercarlo. Citando Vasugupta e la sua opera Spandakarika, ogni cosa nasce dall'anima individuale ed essa è tutte le cose. Essendo consapevole di esse, l'anima individuale percepisce la sua identità con esse. Pertanto, non esiste alcuno stato nei pensieri, nelle parole o nei loro significati che non sia Shiva. È solamente il fruitore a permanere sempre e ovunque come l'oggetto di fruizione, oppure, sempre attento e percependo l'intero universo come un gioco, colui che ha tale consapevolezza è senza dubbio liberato in questa stessa vita. Ed è per questo che noi occidentali ci scandalizziamo tanto quando serviamo un culto, per noi esotico, che tanto si avvicina al mondo dei sensi e dell'elaborazione estetica, che siamo a tal punto ubriachi da riuscire a catturare solo ciò che risulta più afferrabile facilmente. Forse per un principio di differenza con la cultura propria, forse per un'irrefrenabile voglia di novità e di scoperta verso nuovi orizzonti. All'interno di una tradizione in cui la capacità estetica del singolo individuo risulta determinante per la buona riuscita dell'avanzamento spirituale, un culto in cui la meraviglia risulta essere non un'emozione tra le tante, ma la porta stessa che porta all'incontro con il principio unitario della realtà, in cui la distinzione tra soggetto ed oggetto viene meno ed il tentativo concettualizzante del soggetto viene meno, lasciando spazio all'introdursi di una strada differente che porta all'identificazione del sé individuale con la coscienza, non su base di un meccanismo, ma attraverso lo svelarsi di un vero e proprio riconoscimento di identità. Citando Utpalaveda, ebbro sono io per avere bevuto il vino dell'elisir dell'immortalità, che è la tua venerazione, che fluisce perpetuamente attraverso i canali dei sensi, dai calici, pieni fino all'orlo di tutte le cose esistenti. La musica, la letteratura, il cibo ed ogni forma di godimento, che sia esso piacevole o spiacevole, brutto o bello, è fonte di energia che porta lo yogin a ricomporre e riconoscere l'unità nella dualità e riconoscersi come divinità che gode di sé medesima attraverso quel gioco che è la creazione, che risulta essere la base per quel perdersi
e poi ritrovarsi, del divino stesso. Citando sempre Utpalaveda, possa la profusione dell'attività dei miei sensi posarsi sui loro rispettivi oggetti. Possa io, o Signore, non essere mai così sconsiderato da perdere, anche solo per un istante, la gioia della mia unità con Te. Non c'è distinzione tra il piacevole o non piacevole. Lo yogin deve saper godere ugualmente di entrambi gli stati, superando ogni forma di dualità e collocandosi all'interno del procedere stesso delle cose, in cui la realtà non appare come illusione, maya, e quindi da svalutare e distanziarcisi, ma bensì come reale e non differente dal sé, all'interno di una filosofia che si può approssimativamente definire in quanto realismo idealista, che tende in modo lento ma inesorabile a ricucire quella frattura che proviene dal tentativo di voler collocare le cose su di categorie di puro ed impuro, che tendono a differenziare e rendere limitata la visione dell'unità e della potenza di libertà della divinità, che viene ad esercitarsi in modo necessario nella realtà e che solo attraverso un atto di grazia della medesima è possibile emanciparsi da tale visione e trascendere lo stato limitato. Per il tantrica, infatti, nello stato illuminato e consapevole non c'è alcuna differenza tra nirvana e samsara, poiché tutto rientra nel suo stesso sé. Tutto procede in e attraverso di lui, per cui inseguire e desiderare uno stato diverso lo porterebbe in modo necessario ad una differenziazione e al ritorno dello stato limitato precedente. Questa forma di spiritualità, come possibile già intravedere a grossi capi, va in netto contrasto con il modo di procedere tradizionale, fatto di molteplici categorie di puro ed impuro, sesso e appartenenza di casta. È evidente che sia nei rituali tantrici che all'interno della filosofia stessa di vita persista una grande spaccatura con quella che risulta essere la cultura dominante, dichiarandosi da essa emancipata e più capace a portare i propri adepti ad uno stato di liberazione più veloce e matura di quello che è promesso dalle scuole tradizionali. Pur mostrandosi apparentemente simili all'interno della società, adottando costumi e modi di fare riconosciuti dalla gente comune, i tantrica sviluppano quello che sono le loro pratiche e modi di procedere all'interno di una sfera limitata ad un esiguo gruppo di persone per volta, o addirittura nel privato della propria individualità, non allargandosi mai, a parte alcune eccezioni, ad interi paesi. L'adorazione a divinità irate e quindi pericolose, l'adozione di comportamenti antinomistici come il consumo della carne e del riso, la partecipazione da parte delle donne all'interno della famiglia iniziatica e il ruolo importante che esse ebbero all'interno di ogni tradizione, la pratica sessuale allo scopo di ascesi spirituale, da modo di vedere l'aperto contrasto tra i modi di procedere, ma anche la consapevolezza intrinseca di tale sbilanciamento e possibilità di pericolo e critiche da parte degli esterni, e quindi il tentativo di limitare a gruppi ristretti e capaci di persone iniziate a tali pratiche. La dimensione spirituale, relegata tradizionalmente ad una prassi ascetica, è qui resa mondana e portata ad esplorare dimensioni aperte all'interno del mondo piuttosto che all'esterno. La mancanza di separazione tende inequivocabilmente a far saltare anche ad una pratica di austere privazioni a fini soteriologici. Basti pensare che Abhinavagupta, appartenente alla scuola tantrica non dualista del Kashmir, denominata Trika, non si risparmiò da studiare ed approfondire nei suoi trattati scuole differenti, includendole all'interno del suo sistema, sviluppando anche uno studio dell'estetica, tale per importanza da essere ricondotto tra i più importanti e floridi dell'India, arrivando a scrivere opere di teatro e di filosofia,
oltre che di grandi commentari alla Bhagavad Gita. Prendendo in riferimento il suo scritto più importante, il Tantra Loka, è possibile trovare importanti riferimenti all'attività rituale atta al superamento delle barriere che impediscono il riconoscimento del sé con la coscienza universale, ma contemporaneamente anche una grande critica nei confronti delle forme esteriori di spiritualità che si limitano a compiere pellegrinaggi all'interno del territorio indiano, fondamentali all'interno di una spiritualità tradizionale, ma che in vista di un superamento della dualità si mostrano limitanti e che lo stesso Abhinavagupta auspicava che fosse compiuto all'interno di se stessi, nel proprio corpo eterico e non altrove. Citando il Tantra Loka di Abhinavagupta, bisogna pertanto pensare al corpo come pieno di tutti i cammini verso l'illuminazione e l'emanazione cosmica. Vario per l'azione del tempo, esso è la dimora di tutti i movimenti del tempo e dello spazio. Il corpo, visto in questo modo, è tutti gli dèi e deve essere quindi oggetto di contemplazione, venerazione e sacrificio. Colui il quale penetra in esso trova la liberazione. Nel tantrismo, l'elemento che noi riconduciamo all'interiorità supera di gran lunga tutti gli altri, anche gli elementi più trasgressivi e controversi, come l'utilizzo di cadaveri e teschi all'interno delle cerimonie. Sono tutti segni riconducibili ad una sfida aperta contro la morale tradizionale, attraverso la pratica magica di cui i tantra tanto trattano, attraverso cui raggiungere capacità sovrumane, poteri con cui imporre il proprio controllo sulla natura e sul corpo proprio e altrui. L'elemento magico nell'India è sempre stato al centro di una certa attenzione. La Tarva Veda risulta un esempio emblematico, denotando così l'importanza che esso potesse avere per la stabilità della comunità, sia all'interno della sfera pubblica che di quella privata, ma anche rendendo visibile l'affanno ed il tentativo perenne da parte dell'uomo di manipolare, attraverso determinate azioni, la natura ed il suo corso. Citando la Tarva Veda, questa pianta è nata dal miele. Con il miele noi ti sradichiamo. Dal miele tu sei generata. Rendi noi ricchi di miele. Miele sulla punta della mia lingua. Dolcezza alla radice della mia lingua. Sii tu in mio potere. Stai sotto la mia volontà. Dolce è il mio procedere. Dolce la mia andatura. Con la formula io dico ciò che è dolce. Possa io essere dolce di aspetto. Io sono più dolce del miele. Io sono più dolce della pianta del miele. Tu certamente amerai me come un ramo ricco di miele. Io ho compiuto un giro intorno a te, facendo un cerchio con una canna da zucchero, perché tra noi non ci sia odio, affinché tu sia innamorata di me, affinché tu non mi sfugga. Nel tantrismo, l'elemento magico è posto all'interno del cammino di ascesi, che porta verso la presa di coscienza dell'identità con la divinità da parte dell'adepto tantrica. Seppur questo elemento venga spesso posto a tal punto in rilevanza da adombrare lo stesso scopo di tale comprensione verso un fine diverso da quello, anelando alla possessione esclusiva dei cosiddetti poteri o siddhi. Ritornando a quanto detto poco fa, la realtà è il frutto di una potenza che è niente affatto statica, ma dinamica, la Shakti, che permea ogni elemento vitale e che si situa fuori e all'interno di esso, risultando essa stessa la base sulla quale è possibile agire magicamente sugli elementi. Ed è per questo che risulta importante, allo scopo di comprendere il meccanismo vitale ed energetico da parte del tantrica, per rendersi consapevole della propria partecipazione a questo stato di cose sul quale agiscono poteri più o meno sottili. Ciò, d'altro canto,
apre un'importante finestra nel nostro breve racconto sul tantrismo. Questa energia è riconosciuta come un elemento depositato all'interno di ognuno, ma in uno stato latente, passivo, addormentato, la Kundalini, che sta per assai graziosa, è il termine appunto con cui si designa il serpente attorcigliato nella zona dell'osso sacro. La Sakti, depositata e che una volta risvegliata, attraverso determinate pratiche yogiche e meditative, perforando i vari punti denominati chakra, che compongono la fisionomia mistica e sottile dello yoga tantrico, giunge all'esterno del corpo, attraverso il foro di Brahma, permettendo allo yogin di entrare in uno stato mistico tale da riconoscere la complessità del reale e compiere, quindi, quel processo di liberazione atto al ricongiungimento del proprio sé con la divinità, o per dirlo meglio, al riconoscimento della loro identità. Una descrizione efficace della Kundalini è possibile trovarla nel testo Tantra Sadbhava. Questa potenza è chiamata suprema, sottile, trascende ogni norma di comportamento, avvolta intorno al punto luminoso, Bindu, del cuore. All'interno giace nel sonno, o beata, in forma di serpente, addormentato, e non ha coscienza di nulla, o Uma. Questa dea, dopo aver immesso nel grembo i 14 mondi, insieme con la luna, il sole e i pianeti, cade in uno stato di obnubilamento, come chi è offuscato dal veleno. È risvegliata dalla suprema risonanza, naturata di coscienza, nel momento in cui è scossa, o eccellente, da quel bindu che sta nel suo grembo. Si produce, infatti, uno scuotimento nel corpo della potenza, con un impetuoso modo a spirale. Dalla penetrazione nascono i primi, per primi, dei punti splendenti di energia. Una volta elevata, essa è la forza sottile, la Kundalini. Il Signore è il Bindu, che sta nel grembo, quadruplice. Grazie alla congiunzione dello scuotitore e di colei che viene scossa, si ha un raddrizzamento, oh cara. Quella potenza che sta fra i due Bindu è chiamata Jayesha. Scossa dal Bindu, l'immortale ricurva Kundali, si drizza in una linea. Essa è conosciuta allora come dritta. I due Bindu ne occupano le estremità. Essa è chiamata la forza dei tre cammini, là cantando col nome di Raudri, poiché ostruisce il cammino della liberazione. Prende il nome di Rodini, ha la forma di falce di luna. Ambika ha forma di mezzaluna. La suprema potenza assume dunque tre forme. Dalla loro congiunzione e disgiunzione nasce l'insieme dei fonemi, ripartiti in 9 classi, e detta nonplice, in quanto caratterizzata dalle 9 classi. Risiede nei 5 mantra, Sadhyata e gli altri nell'ordine. Per questo, o guida degli eroi, va chiamata quintuplice. Risiede nelle 12 vocali, o Dea, e la chiamiamo colei che sta nelle 12. Distinta in 50 parti, risiede nei fonemi da A a X. Quella che dura un anu, alberga nel cuore. Quella che ne dura due sta nella gola. Alla radice della lingua risiede quella che ne dura tre. Sulla punta della lingua, senza dubbio, si compie la nascita dei fonemi. Così è esposta la nascita della parola. Dalla parola gli esseri mobili e immobili sono pervasi. In alcune scuole tantriche, il processo che porta al risveglio della Kundalini denotano il termine stesso dell'attività ed il raggiungimento dello scopo dell'illuminazione.
In altre scuole, invece, questo processo è funzionale alle meditazioni successive, attraverso cui è necessario che l'adepto sappia controllare la salita e la discesa di questa energia primordiale, al fine di procedere ad un livello di coscienza più elevato, in cui il confine tra corpo sottile e corpo grossolano si rende sempre più sottile, in cui la pratica della visualizzazione diventa perno centrale del rituale e della capacità di proiettare su se stessi il pantheon delle divinità e di integrare mano a mano ciò che loro rappresentano, facendo di questa pratica una vera e propria partecipazione mistica totale. Citando dal Tantra Loka di Abhinavagupta, il corpo è il supporto di tutti gli dèi, il crematorio spaventoso per le pire della coscienza che distrugge tutte le cose. Frequentato da Siddha e da yogini, è il loro terrificante terreno di gioco, in cui tutte le forme incarnate raggiungono la fine, pieno delle innumerevoli pire dei sensi e pervaso dagli aloni della loro fiamme, il flusso dell'oscurità, della dualità, è distrutto e del tutto libero dai costrutti di pensiero. È la sola dimora della beatitudine. Penetrando in questo corpo, il crematorio della vacuità, chi non consegue la perfezione? In tutto questo discorso, non ho citato volontariamente le pratiche sessuali, poiché, secondo a mio giudizio personale, andrebbero ricondotte alla fine di un certo tipo di discorso, piuttosto che all'inizio. E solo dopo aver compreso la dinamica del funzionamento di tale apparato, così imponente a livello sia teologico che filosofico, che pratico. Il rituale, di cui spesso si parla, che tratta dell'unione sessuale, il Maituna, partecipa delle tante vie, mezzi, attraverso cui l'adepto può giungere ad uno stato di illuminazione o avanzamento spirituale tale che porta al riconoscimento o identità. Non tutte le tradizioni tantriche lo precludono, molte lo rigettano, altre lo accettano a livello meditativo e mentale. Ciò che è importante definire subito è lo scopo di tale atto sessuale. Non è il piacere, ma la liberazione e l'avanzamento spirituale. In molte scuole e tradizioni, l'orgasmo non è contemplato, poiché all'interno della mistica sottile di cui ho parlato poc'anzi, la perdita del seme prevede a sua volta una perdita di energia, mentre invece in altre scuole i liquidi sessuali di entrambi i partner risultano fondamentali da assumere per poter giungere al proprio scopo. Entrambi i partner, durante l'atto, perdono la loro individualità, assumendo uno stato identificativo con la divinità, unendosi al proprio partner, proprio come spesso è riportato in molte iconografie, in cui la potenza di Shiva, la Shakti, cavalca, ponendosi sopra di lui, in posizione dominante, altre volte in modo diverso, in modo tale da distogliere totalmente la propria persona all'interno del processo e giungere ad un totale assorbimento tale per cui è possibile riconoscersi uguali a quella stessa coscienza. La simbologia aniconica Saiva, dal Linga, mostra come la Yoni, cioè la vulva, risulta essere la base da cui parte il Linga, cioè una figura fallica che si erge tale dalla matrice e che giunge a dare un significato che supera quello della fertilità, per concludersi nella rappresentazione della creazione stessa. Citando ancora una volta Abhinavagupta dal suo Viravalintantra, quando, fondendo senza posa la mente in Shiva, che è la pura natura cosciente, il sole e la luna dei due soffi si sono dissolti, e il sole della vita, che è la nostra propria coscienza, ha raggiunto lo spazio,
delle 12 dita, si ottiene ciò che viene chiamato liberazione. Il controllo del respiro in questa fase non serve ad alcuno scopo. Il controllo del respiro, che infligge soltanto dolore al corpo, non deve essere praticato. Colui il quale conosce questo segreto è sia liberato lui stesso, sia liberatore degli altri.